Buongiorno a tutti, sono molto contenta dell'evento di oggi, non perché è stata ufficializzata la mia presidente di rete dei comitati degli ordini forensi della Calabria, ma perché abbiamo avuto un incontro molto importante tra tutti i presidenti della Calabria, abbiamo avuto alcuni dei presidenti dei consigli dell'ordine calabresi per fare squadra, per fare gruppo, perché l'unione fa la forza. Il mondo, l'Italia sta attraversando un momento molto brutto e l'avvocatura non è da meno perché sta attraversando anche lei un momento molto particolare. Questo ruolo dell'avvocato che è sociale, anche sociale ed è importantissimo, perché la difesa è importantissima ed è un diritto fondamentale, è uno dei diritti inviolabili. Questo ruolo spesso viene sminuito perché non viene compreso dalla popolazione o perché non siamo molto bravi ed autorevoli noi a lanciare veramente un messaggio. L'avvocatura lavora e io mi sento di fare un plauso all'avvocatura calabrese che tanto ha dato all'avvocatura in generale. Noi nei comitati abbiamo degli esponenti nella commissione nazionale, perché facciamo capo a una commissione nazionale delle pari opportunità coordinata dall'avvocato Maria Masi, che adesso è anche vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense. E per averla conosciuta come donna, come professionista, per avere conosciuto le sue qualità indistinte a tutto campo, a 360 gradi, mi auguro che sia il prossimo presidente del Consiglio Nazionale Forense, perché sarà un'ottima guida, non perché donna, anche perché donna, per quella marcia in più, ma soprattutto per le sue qualità. Questo evento l'abbiamo voluto fare a Lamezia, anche perché il Comitato per Opportunità dell'Ordine Forense di Lamezia oggi arriva a 15 anni di attività. Si è costituito nel settembre del 2005, quando ancora i comitati non erano obbligatori, perché poi la legge professionale forense li ha resi obbligatori in tutti i tribunali, attribuendogli proprio queste competenze, che però vanno oltre quella che è l'accezione del termine, perché quando si parla di pari opportunità si pensa semplicemente alla parità di genere tra uomo e donna. Non è solo quella, il termine abbraccia i disabili, abbraccia i minori, le persone con criticità e le persone con fragilità. Noi lavoriamo per questo e i comitati pari opportunità hanno la grande fortuna di avere un ruolo che consente loro di uscire dalle aule dei tribunali. Noi per esempio siamo andati nelle scuole con progetti scolastici sulla prevenzione, abbiamo uno sportello antidiscriminazione e antiviolenza, e quindi il nostro lavoro va ben oltre il lavoro nelle aule di tribunale. Abbiamo la passione, perché senza passione non si fa nella professione di avvocato, né tantomeno si sta nelle pari opportunità, perché spesso sottraiamo tempo prezioso alla famiglia e allo stesso lavoro per essere in prima linea contro ogni forma di discriminazione e di violenza. Mi auguro che come quello di oggi, che ha aperto un dibattito, sia l'inizio di tanti altri qui in Calabria, e ripeto, dalla Calabria c'è un messaggio molto importante, e ritengo che la Calabria, l'avvocatura calabrese, stia dando un forte contributo all'avvocatura tutta. Grazie.